Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: pregando non sprecate parole come i pagani. Essi credono di venire ascoltati a forza di parole. Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno prima ancora che gliele chiediate. Voi dunque pregate così: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Se voi infatti perdonerete agli altri le loro colpe, il Padre vostro che è nei cieli perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonerete agli altri, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Qui sta la matrice di ogni preghiera cristiana, direi di ogni preghiera umana, che è sempre fatta da una parte di contemplazione di Dio, del suo mistero, della sua bellezza e bontà, e dall'altra parte di sincerità e coraggiosa richiesta di quello che ci serve per vivere e vivere bene. Abbiamo una grande certezza: Dio mi ama, Gesù ha dato la vita per me, lo Spirito dentro di me, e questa è la grande cosa certa.